Guido Carboni, abbiamo sentito il fratello Teo, insomma c'è soddisfazione, un torneo così ridà la gioia e fa riscoprire quel piacere del calcio che da altre parti è sparito. Hai detto bene Gigi, è il sorriso di questi bambini dietro un lavoro soprattutto della famiglia Nardin, i familiari di Aldo che hanno comunque per il secondo anno ci hanno scelto questo bellissimo centro che sta nascendo e niente, è una bella cosa perché è una giornata di sport, l'insegna del fair play, del rispetto di questi ragazzi che bisogna soprattutto insegnare a educare, poi dopo diventeranno giocatori, però avere dei messaggi positivi per queste nuove generazioni credo che sia un bel segnale. Bene, tornando invece a parlare del calcio, quello che ci fa arrabbiare, ma tu quando torni ad allenare? No Gigi, io ho preso 2 anni sabbatici, ma un po' perché ho avuto da spendere un po' di tempo volentieri qua dentro, mi era capitato anche quest'anno 3 occasioni per l'esattezza, però ho preferito declinare, ora devo ritrovare anche il posto giusto e al momento giusto, se no non, io alleno per passione ora, il mio lavoro è già dato, quindi quello che trovo lo devo fare per passione e principalmente è una cosa che mi deve emozionare. Allenare tanto per allenare non mi diverto, quest'anno mi sto divertendo molto, ho tutti i ragazzi ex calciatori in questa scuola calcio, quindi tutta gente che sa di cosa si mastica. La cosa più bella è la soddisfazione di tanti ragazzi, di tante famiglie, perché comunque anche oggi è stata una bella giornata di sport.